Benvenuti a tutti a questo appuntamento della Universal Design Week 2020. Io sono Francesco Benvin di Sciuco Italia, una delle organizzatrici della Universal Design Week, e qui con me c'è Roberto Vitali. Benvenuto, Roberto. Grazie, ciao a tutti. Roberto è cofondatore e CEO, amministratore delegato di Village for All. Village for All è una realtà molto molto interessante che noi volevamo all'interno di questa settimana dedicata alla sensibilizzazione verso la progettazione inclusiva, verso un approccio all'ascolto e all'osservare delle esigenze di tutti, di chiunque, no? Qui dietro vedete rappresentato alle mie spalle il logo dell'iniziativa. Sì, ci sono gli anziani, c'è la mamma incinta, c'è la mamma col bambino, c'è il cagnolino, no? C'è l'infortunato. L'Universal Design pensa a chiunque, chiunque possa fruire di un luogo, di uno spazio, di un servizio. E Roberto Vitali oggi ci racconta di chi è Roberto Vitali, chi è Village for All e cosa fa Roberto Vitali con Village for All. A te, Roberto. Bene, beh, intanto ti ringrazio per questo invito, è veramente un piacere e un onore poter essere qui con voi e parlare di Universal Design. Universal Design ormai fa parte della mia vita da tanti anni, probabilmente da prima che nascesse lo Universal Design, perché vabbè, io ho avuto un incidente a 15 anni. A causa dell'incidente ho perso la funzionalità delle gambe, quindi mi muovo in carrozzina. E avendo io la passione del viaggio, del muoversi, della vacanza, dell'andare in giro per il mondo, conoscere la gente, ho sempre viaggiato tanto in tempi in cui era veramente difficile muoversi. 45 anni fa il mondo era diverso per le persone che si muovevano su una carrozzina, era molto più complicato. E poi ho arrivato ai 18 anni, ho preso la patente, ho cominciato lì, mio padre e mia madre mi hanno dato la macchina e dopodiché io ho cominciato a viaggiare in lungo e in largo, scatenandomi, seguendo le mie passioni, gli amici, conoscere i posti, chiaramente. In quegli anni di gente che andava in giro in tenda a sacco a pelo perché dei soldi non ce n'erano tantissimi e degli alberghi accessibili non ce n'era uno, io non ne ho mai trovati, e quindi l'unica alternativa era girare con la tenda a sacco a pelo e poi pian pianino, a forza di andare in giro e girare per l'Italia, per l'Europa, gli amici hanno cominciato a dirmi: ma tu come fai? Ma dove vai in vacanza? È scattato quel passaparola. Per cui tante persone hanno cominciato a chiedermi: allora dove vai? E pian pianino, sai, anche preso dalla passione, vado in questo posto, ho trovato questo. E poi la passione ha avuto un perfetto incontro con quella che è l'occasione, e non me la sono lasciata sfuggire. Ho cominciato a occuparmi di turismo, di accessibilità, di informazione ormai 30 anni fa. Si vede dal colore dei capelli e della barba, io sono una delle cariatidi ormai dell'accessibilità, perché me ne occupo veramente da tanti anni. Ho lavorato, creato uffici, centri di informazione per l'autonomia e indipendenza delle persone con disabilità e io nasco come esperto di strategie e di ausili per consentire alle persone con disabilità di essere autonome e indipendenti. La mia formazione nasco come peer counselor, questa è la figura nata in America che poi è stata importata in quegli anni in Europa e anche in Italia. Da qui la mia passione per il turismo è continuata a maturare, continuando a viaggiare e pian pianino gli amici hanno cominciato ad interrogarmi sempre di più finché un bel giorno un carissimo amico che purtroppo oggi non c'è più, che è Franco Bonpressi, mi ha chiamato alla fine degli anni 90, 98, 99, e mi ha detto: guarda, sto fondando una nuova rivista, parliamo di accessibilità, di barriere architettoniche, di diritti, di cose
Però mi piacerebbe mettere anche qualcosa di leggero. Ho voglia di scrivere qualcosa su turismo e ho cominciato a scrivere. Ho portato avanti questa passione per 10 anni, raccontare viaggi, vacanze, esperienze. Non facevo il critico, nel senso che è inutile. Io sono convinto che tutti possono sbagliare. E quindi, quando andavo a mangiare, non mangiavo bene, semplicemente non ne parlavo. Quando andavo in un posto e non mi trattavano bene o non ero contento di quello che trovavo per dormire, non ne parlavo. Ma ho sempre usato la politica di raccontare le cose che mi piacevano, che facevano parte del mio modo di intendere, soprattutto quando incontravi le persone giuste, quelle che ti sanno accogliere, ti sanno mettere a tuo agio e che ti permettevano di viaggiare tranquillamente. La passione è cresciuta, dicevo, è diventato poi un lavoro. All'inizio dell'anno dei 2000 ho cominciato a lavorare per Viaggi del Ventaglio, per Best Tour. E nel 2005 sono arrivato per caso in un campeggio a Ferrara, nella bassa ferrarese, a Comacchio. Dove un gruppo di amici in carrozzina sono andati per fare le vacanze in un campeggio, non sono riusciti a fare le vacanze, sono tornati a casa e quando il proprietario ha chiesto come possiamo fare a risolvere il problema, ha detto guarda, c'è cioè Vitali, chiama Vitali e io sono andato, tra l'altro scoprendo che questo signore si chiama Vitali, anche lui di cognome, non ci conoscevamo. Ho cominciato a lavorare per lui, è rimasto talmente contento del lavoro fatto, sia per rendere accessibile, per migliorare la qualità dell'accessibilità del villaggio. Poi ho seguito il progetto di creazione delle case mobili, che allora io quando sono arrivato non sapevo neanche che cos'erano le case mobili, queste unità abitative che sono oggi una realtà consolidata all'interno dei campeggi, adesso si parla addirittura di glamping, di tende, glamour, luxury, però le case mobili erano sostanzialmente l'evoluzione del container del bungalow, però molto, molto più bello, elegante, e quindi abbiamo costruito questo primo progetto creando 8 case mobili, quindi ho affiancato l'ufficio tecnico dell'azienda che faceva le case mobili, realizzando un'accessibilità, come dico io, trasparente. Io non sono né un architetto, né un geometra, né un ingegnere, io mi occupo dei bisogni e delle esigenze delle persone di trovare strategie per garantire che possono essere indipendenti. Questo è talmente piaciuto e ha talmente funzionato che nel giro di un anno mi sono trovato a fare da consulente a una decina di strutture in giro per l'Italia. E queste persone, alla fine, questi imprenditori, hanno detto: sì, vabbè, adesso noi abbiamo fatto l'accessibilità, stiamo facendo tutte le cose che ci dici tu, poi come facciamo noi a distinguerci sul mercato da chi mette il simbolino della carrozzina e basta e poi magari non ha niente di accessibile? E da qui l'incontro poi con Silvia, con cui già collaboravo, che è come professionista, che è la mia attuale socia, abbiamo deciso di partire. Abbiamo detto: bene, creiamo un progetto sociale. Quella che era il mio mantra che dicevo sempre alle persone disabili che fanno turismo, sono turisti, è diventato la vision della nostra azienda. Siamo nati come progetto sociale, nel 2010 abbiamo iniziato un passaggio perché abbiamo realizzato un software per monitorare le strutture turistiche e non solo, che ci ha permesso di diventare una startup nel 2011, una startup innovativa, e poi definitivamente siamo rimasti una società di consulenza e dal 2011 siamo un'azienda vera e propria. Il passaggio è stato un'evoluzione del nostro modo di lavorare, del nostro modo di concepire anche l'accessibilità. Quando io ho cominciato a occuparmene, l'accessibilità era verticale, cioè accessibile per quelle in carrozzina, accessibile per quelle senza una gamba, accessibile per quelli che non ci vedono. E c'era una visione molto medica, molto sanitaria, molto tecnica. La risponde, la norma dice allora ci deve essere. E invece la realtà dei fatti non è la norma. La norma serve a delineare il contorno nel quale poi noi dobbiamo realizzare il progetto. Il progetto deve essere attento ai bisogni delle persone. Allora, la norma non prevede tutte le esigenze. Solitamente quando si parla di accessibilità, tutti hanno, si stampa in mente l'immagine della carrozzina.
Certo. dimenticando tutti quegli altri signori che tu hai lì di dietro sopra la scritta UDV. Poi mancano le persone sorde, mancano il cieco c'è, ma il sordo non è, magari non riusciamo a rappresentarlo. Poi esistono le disabilità che non sono visibili. Pensa ad esempio a una persona che è stato trapiantato un rene e deve fare la dialisi. Magari cammina tranquillamente, ci vede perfettamente, sente tranquillamente, ma ha tutta una serie di limiti e sono vere e proprie disabilità, quindi una condizione che non è standard, non esiste. Io dico sempre provocatoriamente che l'accessibilità non esiste. Esistono le condizioni migliori dove uno può essere più autonomo, più indipendente, può cercare la propria autonomia. Ma per farlo, quando tu vai in vacanza, di cosa hai bisogno? Hai bisogno di sapere prima che cosa troverai. Per questo noi abbiamo creato questo software che in realtà siamo stati i primi e fino ad ora siamo gli unici, da quello che ne so. Siamo riusciti a brevettarlo, oltre che a registrarlo, perché c'è dietro tutto un sistema, una serie di algoritmi che mi permette di raccogliere dei dati oggettivi, quelle informazioni che permettono alle persone di capire, a secondo delle loro esigenze, cosa troveranno una volta arrivati a destinazione sull'hotel. Infatti all'inizio tutti mi dicono: ah beh, ma l'hotel che tu mi hai consigliato non è accessibile. No, io non ti sto dicendo che quell'hotel è accessibile, ti dico che quell'hotel ha una rampa al 20%. Ho 3 gradini, tu devi sapere prima l'informazione, poi sei tu che decidi se vuoi andare. Poi io magari vado con mia moglie, per i 3 gradini mi tira su perché posto, voglio andare proprio in quel posto. Poi una persona amputata, ad esempio, non, assolutamente ininfluente il fatto che ci siano 3 gradini, a meno che non si debba togliere la protesi nel momento in cui non la può portare, e allora sì che è fondamentale. Quindi è Certo, l'informazione che ci abilita. E ci fa diventare Roberto, accessibili di nuovo. questa tipologia di consulenza e mappatura nasce dall'imprenditore, e quindi stiamo parlando principalmente di strutture alberghiere, no? Nel mondo del turismo, strutture ricettive. È l'imprenditore che vi chiama, o siete voi a fare questa mappatura spontaneamente, a fare dei sopralluoghi? Noi siamo consulenti dell'imprenditore, quindi è l'imprenditore che ci chiama, ci chiede un audit, può essere interessato semplicemente a migliorare la propria accessibilità o a entrare nel nostro network, che avere un marchio, avere tutta una serie di servizi, visibilità, comunicazione. E il nostro compito è proprio quello di accompagnare l'impresa in un percorso che parte dalla conoscenza dei bisogni, non tanto dalle norme. Io dico sempre, la norma la vedo sempre, ma nello specchietto retrovisore, cioè è ben distante da me rispetto a dove sono. Mi piace lavorare sulla qualità. Se tu lavori sulla qualità, conoscendo i bisogni del tuo ospite, di chi hai davanti, e conoscendo nelle esigenze, avendo in testa anche delle strategie, un'esperienza, un po' di professione alle spalle, tu puoi adottare delle soluzioni perfettamente trasparenti rispetto all'utilizzatore. Io non ho bisogno che l'albergatore mi dica: ho la camera per disabili. Se l'albergatore mi dice: vieni da me che ho la camera per disabili, anche no, grazie, dammi una camera normale. Perché so già a cosa vado incontro, batter speciali, maniglioni speciali. Quindi Roberto, questi imprenditori diciamo che ne ravvedono un'opportunità probabilmente, no? Oltre a probabilmente un approccio etico, scopriremo con te che sono delle opportunità anche commerciali, perché ho scoperto che anche il disabile viaggia, no? Sembra quasi una sorpresa, ma pensa, anche il disabile va in vacanza, no? Chi l'avrebbe mai detto? E quindi quando inizia questo approccio, che tipo di metodologia adottate? Cioè, io sono l'imprenditore, sono proprietario di un resort, Allora, dico guarda. Ecco, bene, Village for All, dammi una mano. allora io ti dico, oggi noi non abbiamo mai lavorato
siamo anche un po', se vuoi, presuntuosi. No, non abbiamo mai lavorato con una rete commerciale. Poi in realtà ti dico, non è che non siamo presuntuosi, non vogliamo essere imprenditori. Io ho provato commerciali di ogni genere, non ho mai trovato nessuno che fosse capace di andare a spiegare che cosa facevamo. E quindi alla fine mi trovo ad essere io a spiegare quello che facciamo. Io sono sempre stato convinto che le cose che non si conoscono bisogna dimostrarle per far sapere che esistono. Quindi aver cominciato ad occuparmi di turismo accessibile 30 anni fa, quando non si chiamava nemmeno turismo accessibile, e io oggi non parlo neanche più di turismo accessibile, per me turismo accessibile è il rispetto delle norme. E quello lo sancisce il comune che ti dà la licenza, l'autorizzazione. L'imprenditore che arriva da me mediamente è un imprenditore che o ha conosciuto qualcun altro, un altro imprenditore che gli ha consigliato, o ha una sensibilità verso determinati argomenti. Vuoi perché in famiglia hanno persone con disabilità, hanno avuto amici, conoscenze dirette. Poi in realtà in questi anni, come dire, passaparola, la visibilità che anche aziende come la tua e eventi come questi ci hanno dato, ci hanno permesso di far conoscere il nostro metodo di lavoro e quello che facciamo e di raccontare che di dietro c'è un mercato che vale un bel pochettino di soldini e che forse vale la pena di dare un vestito visibile alla propria responsabilità sociale, a quella responsabilità che si applica nel fare le proprie attività e dare un vestito che permetta di non avere nell'accessibilità una voce in rosso nel proprio bilancio. Perché il rispetto delle norme, tout court, è sempre un capitolo di bilancio in rosso, ma di pensare più che al rispetto delle norme a un'ospitalità che sia accessibile. Quindi ho un metodo per accogliere le diverse esigenze e scoprire che ci sono dei numeri importanti. Poi, dopo, quando vuoi tu mi dici, ti faccio vedere Mostrami magari qualche esempio. So due. che ci avresti preparato un po' di materiale fotografico, degli esempi di anche di sopralluoghi che fai. Allora, adesso ti diamo il ruolo di relatore di modo che tu possa proiettare il tuo schermo. Ok, vediamo. Ti faccio vedere due slide. Ecco, come vedi, questo sono io per chi non mi No, conosce. qui non, aspetta che E non la vediamo ancora. Eccoti, eccoti. Adesso arrivato? sì, Perfetto. vediamo il PowerPoint. Metti pure in presentazione. Perfetto. Dovrebbe già essere in presentazione adesso. Vedi bene? Vedo, no, vedo con la miniatura, vedo il Allora, aspetta. PowerPoint, ma non in presentazione, lo vedo Di in piccolino. miniatura, Hai il un doppio attimo. schermo, probabilmente? No, 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 è No. doppio schermo. Quindi. Eccolo, eccolo, adesso si vede in pieno schermo. Forse è un po' lenta solo la trasmissione, sai? Perché ti vediamo anche un Ok, po' allora. male nella webcam, quindi immagino che la connessione sia un po' lenta, quindi adesso si vede bene, quindi si è risolto il problema. Ok, perfetto, va bene. Allora, questo qua nell'immagine, dicevo, sono io, come vedete, vi ho Tornato piccolino. riportato. Scusami Roberto se ti interrompo nuovamente. Sì, ma adesso Quindi tornerà devi perché quando mi hai solo, detto ecco, così. infatti dobbiamo solo aspettare un attimo. Ok, Vai, intanto quello intanto che adesso raccontaci, vedete in esatto. miniatura, quello che vedete in miniatura tra poco diventerà più grande, appena lo diventa, poi mi dai conferma così io vado tranquillo. Ti ho riportato quello che è la Eccoci. nostra vision, quella che è stata la mia vision che ho sempre avuto. Cioè, le persone disabili che fanno turismo sono turisti. Che cosa significa? Prima di tutto, che guarda caso strano, quello che dicevi tu prima, sono consumatori, vanno in giro, fanno vacanze, si comprano vestiti, si cambiano gli occhiali, si comprano un orologio, e comprano la macchina, vanno fuori al ristorante a mangiare, pagano anche con la carta di credito. E come dire, se ragioniamo in questo modo, significa anche che
Tu non mi puoi vendere il fatto che rispetti le leggi come un valore della tua struttura ricettiva, perché molto banalmente deve essere commisurato anche a ciò che ti pago. E quindi, come vedi, la mission che abbiamo scelto di realizzare con Village for All è proprio quella di garantire a ciascuno la sua vacanza, perché garantire a ciascuno la sua vacanza significa andare oltre la norma, significa avere le informazioni per consentirglielo. Quando cambia immagine, avvertimi, visto che Cambiata. c'è un rallentamento, perché oggi questa che vedi nella fotografia che ti sto facendo vedere è la guest experience a norma. Cioè, questo è un bellissimo hotel 5 stelle. Nel quale io sono andato e la situazione normale è che quella testolina che vedi nello specchio è la mia e da questo tu non diresti mai, ad esempio, che io porto la barba, anche perché disfarsi la barba davanti a uno specchio del genere ti posso garantire che quando cominci a fare come me una media negli ultimi anni tra gli 80 e i 100.000 km all'anno ti capita abbastanza spesso di dormire fuori, una soluzione te la devi dare perché insomma, qualcosa devi fare per poter essere decente e presentabile. E di sicuro questo è un albergo che rispetta perfettamente la norma, come questo. Non era certo un 5 stelle, questo secondo che ti faccio vedere adesso, è quello che io ho nominato la Sagra del Maniglione, perché questo è uno di quei bagni che a volte un tecnico con soddisfazione mi ha presentato dicendomi. Questo l'albergatore mi ha presentato dicendo: questo è il bagno per voi. Ora, io sfido chiunque a realizzarsi un bagno come questo nella propria casa. Questa è, come si dice, la guest experience a norma. Poi Questo è un bagno di vedi. una camera d'albergo. Questo è un bagno di una camera d'albergo. Non aveva molte stelle, eh? Era un po' triste, devo ammetterlo. Però, come vedi. Probabilmente per dare una, come dire, una pennellata di colore hanno messo il tasto dello scarico a piede, che naturalmente è ideale per un Giusto. incontro. E poi Trovarsi davanti a un bancone che sia di un bar, ma che sia anche una reception e avere il bancone più alto della tua faccia e dover tutte le volte alzare la mano e dire scusi, scusi, permette, no, sono qua sotto, sa, se mi diretta. Beh, insomma, non è una grandissima soddisfazione, non è che cominciamo perché devo, io dico sempre, ma perché devo essere io che mi devo scusare, devo chiamare l'attenzione quando questa è la premessa con cui tu mi accogli. E poi una cosa alla quale non si pensa assolutamente mai è la sicurezza, cioè siamo sicuri che siamo sicuri, che anche la mia sicurezza è stata pensata all'interno di una struttura ricettiva. Vedi tra me e il campanello quanto spazio c'è? Quello è il campanello d'allarme. Arrotolato perché non si bagni Ah, ok, non ti probabilmente. sentivo più, scusa, Sì, no, sì. non ti sentivo più, pensavo fosse caduto tutto. No, No, no. non è proprio arrotolato, è tirato su e si vede c'è anche una protezione, una piccola protezione davanti che non si sa mai che ci prende incontro per caso. Questo, come dire, è ciò che tu oggi trovi andando in giro un po' nelle strutture ricettive, ecco, la situazione è esattamente questa. Veniamo ai numeri, quelli di cui parlavamo prima. Un imprenditore perché dovrebbe occuparsi di turismo accessibile? C'è un mercato di dietro, c'è un mercato che è interessante, i numeri bisogna saperli leggere, bisogna guardarli con attenzione. Pensiamo semplicemente al ciclo della vita umana, da quando sei piccolo, fino a quando invecchi, quando sei anziano, quando sei un senior, e poi alla fine. Voglio dire, tutti là dobbiamo andare, ma si pensa sempre alla disabilità motoria, qualche volta si arriva a pensare anche alle persone cieche, poche
poi non è che si vada più in là di lì. Però pensiamo semplicemente ai senior oggi. Sono un po' ipovedenti, passati una certa età, arrivati ai 65-70 anni, più o male sono tutti un po' ipovedenti, un po' ipoudenti, sono anche ipocamminanti, quindi non hanno una grandissima mobilità magari, devono pure seguire qualche regime alimentare. Allora ecco che se noi cominciamo a concentrarci sui bisogni, vediamo che tutte queste sigle, tutti questi nomi che sono abbastanza medicalizzati, rimangono esigenze che noi possiamo pensare di soddisfare nel mondo del turismo e dell'ospitalità. I numeri sono interessanti. Pensa, li vedi nella colonna qui di destra, nel 2019 il 18% della popolazione mondiale ha più di 65 anni, 701 milioni di persone. 676 milioni di bambini hanno meno di 4 anni. E come vedi, oltre ai senior e alle loro esigenze, le famiglie e i bambini piccoli sono l'altro target su cui noi lavoriamo e cerchiamo di rendere facile la vita quando si va in vacanza. Per questi 676 milioni di bambini ci sono come minimo un paio di genitori di dietro e la famiglia. La Commissione europea, Eurostat, ci dice che nel 2030 il 34% della popolazione europea avrà più di 65 anni, se continuiamo con questo trend, e che al mondo ci sono 1 miliardo di persone con disabilità di qualsiasi genere appartenenza. Queste possono essere. E si vive anche sempre più a lungo, tra l'altro, quindi c'è anche Esatto. questa aspettativa di vita che si allunga, quindi oltre a essere di più sopra i 65, saranno anche molto più vecchi, quindi anche con delle esigenze ancora più particolari, probabilmente. Esatto, pensa, e a questo tu devi aggiungere le persone che hanno una disabilità temporanea, un piccolo incidente, gli ultimi mesi di gravidanza, come giustamente avete illustrato nell'immagine alle tue spalle, cioè tutte queste esigenze le vai a mettere assieme a tutte quelle che sono le disabilità invisibili. Vedi che c'è una fila di euro sotto tutto questo, perché se andiamo a vedere, in Europa sono 127 milioni. Questo ci dicono le indagini della Commissione europea. 127 milioni di persone con disabilità che sono interessate a fare turismo e che ricadono nelle due nicchie di persone con disabilità e over 65. Sono circa 10 milioni di persone in Italia che potrebbero garantire un PIL potenziale di più di 142 miliardi di euro, che non sono esattamente brustolini. E a cui aggiungiamo oltre 3 milioni di posti di lavoro. Perché ricordiamoci che questi 127 milioni di persone, questi 10 milioni di persone in vacanza non ci vanno mai da soli, ma ci vanno con la famiglia, ci vanno con gli Certo. amici. E per questo è importante avere quell'approccio che dicevo sull'accessibilità che sia trasparente rispetto all'utilizzatore. Ecco, un altro dato che è uscito, scusa, è che per ogni euro speso in pernottamento c'è una ricaduta sulla destinazione di 80 centesimi. Questo discorso della destinazione lo riprendiamo poi nel nostro ragionamento. Allora, io dico che noi non dobbiamo pensare, allora, la norma abbiamo già visto che non funziona. La visione sanitaria della specializzazione della progettazione per disabili da quei risultati di quei bagni. Forse dobbiamo cominciare a pensare in maniera più attenta a quello che è lo Universal Design. Io ho questa immagine che uso sempre quando faccio formazione, soprattutto quando faccio formazione ai tecnici, ma anche agli imprenditori, per far capire come molto spesso gli errori sono banali, sono sotto i nostri occhi e sono soprattutto escludenti o differenzianti. Pensiamo solamente al servoscala che deve andare su e giù per una scala rispetto a un ascensore. Servoscala che ha bisogno di una persona che lo manovra, che ha il lampeggiante, il sonnellino che ti chiude la larghezza della scala, che se siamo fortunati tutto va bene, funziona dall'inizio alla fine, ma io ho un'idiosincrasia nei confronti dei servoscala e solitamente rimango bloccato a metà della scala e poi mi devo tirare giù.
E invece un ascensore, tra l'altro, risponde anche alle esigenze di una mamma col passeggino, di una persona che si è fatta male, che ha difficoltà a stare in piedi e camminare. Ed ecco che, se cominciamo a fare questo tipo di analisi, cercando di mettere in relazione tra di loro, il design, l'estetica, gli ausili, le strategie, le tecniche, i materiali, garantendo l'autonomia, senza dimenticare la bellezza, la sicurezza, l'indipendenza, che ognuno di noi desidera avere anche quando fa le proprie vacanze. Serve, per questo approccio, serve nella mia esperienza una interdisciplinarità. Io quando seguo qualche progetto, con degli architetti, quando seguo degli architetti nello sviluppo dei progetti, non metto mai in discussione il design e gli aspetti tecnici. Io mi occupo sempre della parte di funzionalità, che è una parte che non si deve vedere, che deve essere trasparente. Il mio lavoro, se io ho lavorato bene, non si deve vedere. E quindi l'architetto ovviamente produce, e il tecnico produce un risultato nettamente migliore. Su questo ragionamento, a me piace tanto ricordare, quello che diceva Achille Castiglioni, che di accessibilità non ho mai trovato che si occupi nello specifico di accessibilità, però lui dice questa cosa straordinaria che bisogna progettare per un fruitore ignoto. Non sappiamo chi è che utilizzerà ciò che andiamo a progettare e andiamo a realizzare. E Sì, perché questa. forse anche la sfida proprio di chi crea una struttura alberghiera, ma ne abbiamo parlato all'interno della nostra settimana, quando parliamo di università, cioè lo spazio università o l'ospedale o strutture sportive, no, l'impianto sportivo. Sono Certo. luoghi che vengono progettati sin dall'inizio per tutti. Necessariamente per tutti. È più facile quasi progettare un asilo perché sai chi sarà il fruitore, o una casa di residenza per anziani perché sai che il tuo cliente avrà quell'esigenza specifica. Allora ti poni con una accortezza. Io ho visto tante residenze per anziani e tanti ospedali non accessibili, soprattutto per chi ha disabilità. Quindi, Quindi non è neanche così, cioè che, alla però ecco, prova dei fatti, non è l'ospedale, neanche così. come l'albergo, effettivamente giusta questa affermazione di Achille Castiglioni, che il fruitore è ignoto, ti può capitare chiunque, e questa è la sorpresa. Chissà quante volte tu, arrivato davanti alla reception dell'albergo, la persona alla reception ha detto: "Oh mamma mia, mi è arrivata una persona in sedia a rotelle", no? Quasi come un problema, non come un'opportunità. Beh, io avviso sempre prima, eh. No, non faccio mai walk-in, cioè passo davanti a un albergo e dico, vabbè, stanotte dormo qui e non so che cosa trovo davanti. Cerco sempre di prevenire prima, ma come la maggior parte delle persone che hanno determinate esigenze si presentano, spiegano le difficoltà e vogliono trovare una risposta che sia adeguata. Anche qui, Certo. vedi. E poi dopo la persona, le competenze, le conoscenze sono quelle che fanno la differenza. Se vuoi proseguo, ti Poi faccio sì, vedere lo so qualche che ci volevi foto. mostrare degli esempi di applicazione del metodo Village for All. Questo è un esempio? Vedevo la vasca da bagno. Esatto, questo che vedi è un lavoro che abbiamo fatto a Bibione. Questa è una suite, che è una suite super mega lusso, come puoi vedere, ha una vasca idromassaggio. Poi, appena cambierà la foto, vedrai che c'è anche un bosco verticale di Anthurium nel quale è annegato un telefono, scusate, un televisore, un mega screen, e queste non sono piante finte, queste sono piante vere con tanto di irrigazione. E alla terza foto vedrai dalla parte opposta, oltre alla vasca e al massaggio, dietro c'è una doccia emozionale, c'è una sauna e siamo in una camera che credo che non faccia
fare gli stessi pensieri della camera con lo specchio dove si vedeva solo il ciuffo di capelli, oppure del bagno Col maniglione che abbiamo verde. visto col maniglione verde orrendo. Non ho mai visto niente di peggio, infatti è una foto che impressiona sempre tutti. In realtà, poi arrivati a questo punto, uno mi dice sempre: sì, vabbè, ma è la vasca di idromassaggio, una persona in carrozzina che non cammina, non sta in piedi, come fai a metterla lì dentro? Ecco, l'accessibilità deve essere non esibita, ma tirata fuori nel momento in cui serve. Quel taglio nel soffitto permette di inserire questo sollevatore con il quale una persona che non cammina può andare tranquillamente all'interno della vasca senza aver bisogno di fare nessunissima manovra pericolosa. Questa, se vogliamo, è una sorta di convertibilità degli spazi di adattamento, ma ti faccio vedere anche questo è un water normalissimo, bellissimo, Sì, non lo tra vediamo l'altro è ancora. anche Adesso tra un arriva. po'. Eccolo qua, questo è un water normalissimo, non ha assolutamente niente di particolare, se non, se vuoi, il fatto che ha una tavoletta con anche il bidet incorporato, c'è tutto quel sistema di lava, asciuga, stira e ammira, come dico io, che ti permette di farti l'igiene personale, l'igiene intima, direttamente seduto sul water, invece di avere un bidet e di prendere dello spazio ulteriore, e non dimentichiamo fare anche un trasferimento, e in realtà quando ne ho bisogno io posso track inserire queste due maniglie che tra l'altro credo che esteticamente possiamo dire che sono anche abbastanza carine, non assomigliano certo ai maniglioni verdi che abbiamo visto prima, Certo. Io non ho bisogno di avere una persona con disabilità. Ad esempio, mi basta vedere anche semplicemente una persona anziana che fa fatica a camminare e posso immaginare tranquillamente che una volta seduta, quando si deve alzare, deve spingersi sui braccioli della seggiola per aiutarsi. Ed ecco, questa, foto che ti arriva adesso è la foto di quella che è la doccia emozionale. Tu vedi le due configurazioni: non esiste la doccia per disabili, non esiste un ausilio che rimane lì e che appesantisce anche l'immagine del luogo, ma esiste un'adattabilità che tu puoi utilizzare nel momento in cui ti serve. Allora, ecco, io quello che faccio è proprio questo: aiutare a trovare la soluzione migliore che sia più adatta al contesto, dove il rispetto dell'estetica e il design è sicuramente un mandato importante, perché tutti si preoccupano dell'accessibilità, ma io quando vado in vacanza voglio andare anche in un luogo bello, non è che cerco l'ospedale. Ricordiamoci, le Certo. persone disabili che fanno turismo sono turisti e quindi non sono quelli che in vacanza vanno in ospedale. Io mi ricordo nel 1993, nel 2005, con un progetto europeo che si chiamava CARE, è venuto fuori che prima motivazione di vacanza per persone disabili erano l'enogastronomia, seconda la cultura, terza lo shopping e quarto la bellezza dei luoghi. Poi di fianco c'era la graduatoria delle persone che non hanno disabilità, turisti senza particolari esigenze. Al primo posto c'era la cultura, secondo gastronomia, al terzo lo shopping e quarto la bellezza dei luoghi. Si invertirono solo il primo e il secondo posto. E io mi ricordo in quegli anni chi guardava i dati diceva: ma i disabili non vanno in vacanza, che so, nei centri termali, nei centri riabilitativi. No, vanno in vacanza esattamente negli stessi posti dove vanno gli altri. E poi, se vuoi, ti faccio vedere anche due numeri su cosa produce questa accessibilità trasparente. Ti faccio vedere due numeri di un hotel che fa parte del nostro network, che si chiama Hermitage Bel Air Hotel ed è un medical hotel di Abano.
e vedi che c'è un confronto analitico tra la redditività della migliore Sì, adesso suite noi probabilmente lo tradizionale. vediamo in piccolo sui nostri computer, però se, raccontaci un po' cosa descrive questa tabella. Ecco, questo confronto analitico tra la redditività della miglior suite tradizionale e quella ad alta accessibilità. Qui c'è l'analisi della redditività, quindi ti dice qual è il totale del revenue che quella camera, cioè del fatturato che quella camera ha portato a casa. La prima riga alla fine ti dice che ha venduto una media di 326 notti la camera tradizionale, 340 notti la camera accessibile. Che la permanenza media giornaliera nella camera standard è 7 notti e mezzo, in quella accessibile 10 notti e mezzo. Una revenue extra sui servizi extra, quindi un acquisto di servizi, ad esempio massaggi, servizi estetici e così via. Di un incremento di oltre del 30%. Il totale che vedete sotto è praticamente un 30% in più di fatturato a favore della camera accessibile. La stessa camera è stata confrontata tra se stessa quando non era accessibile e l'anno successivo quando invece è stata resa accessibile con lo Universal Design. E quella camera ha continuato a dimostrare anche nel cambio un incremento di fatturato del 30%. Infatti, camera che è costata 30.000 euro ha dato una differenza nominale di circa 18.454 euro. In un Cioè, anno. in un anno, nel mondo dell'hospitality non esistono investimenti che ti danno un ritorno in 2 anni. E infatti il proprietario sotto dice: la nostra esperienza, nessun altro investimento alberghiero ha un ritorno tanto rapido quanto la riconversione ad alta accessibilità. Qualunque rinnovamento di qualunque camera, di qualunque albergo, di qualunque servizio deve avvenire con questa consapevolezza. L'alternativa è lasciare i soldi sul tavolo, come dice il proprietario. Poi non ti faccio vedere, cioè c'ho delle altre Sì, slide noi su altre stiamo strutture. per Ma scadere il tempo, no? Il tempo è quasi alla fine della nostra disponibilità, però se hai altre immagini, adesso vediamo ancora la tabella. Vediamo la sì, tabella con l'istogramma. nel frattempo l'ho cambiato e ti dovrebbe arrivare. Se vuoi, ti dico come vedo il futuro del turismo. Sì, Allora, volentieri. oggi l'accessibilità è una quota di riserva indiana, sono le due camere ogni 40 o frazioni di 40. E abbiamo visto come in realtà poi non siano effettivamente così accessibili. Quindi bisogna passare, però, fare questo passaggio di smettere di pensare alla camera H, come la chiamano tecnicamente in hotel, o la camera handicap o la camera handicappata, perché di fatto, come abbiamo visto nelle foto, sono proprio le camere che hanno uno svantaggio non indifferente, che Beh, tra l'altro guarda questo ci Roberto, a me è permette. capitato in una grande catena internazionale di arrivare a fare check-in tardi la sera, ero fuori per lavoro, arrivo e il concierge mi dice: "Guardi, mi spiace, sono veramente spiacente, ma l'ultima camera è una camera per disabili." Quindi si scusava in anticipo perché mi avrebbe dato un disservizio, no? Quindi poi arrivato in questa camera effettivamente era tutto eccessivo, poi io non ancora con esperienza, però già l'approccio che quasi mi sembrava mi avesse detto mi spiace ma la camera l'abbiamo data via, la sua camera, no? La dobbiamo mettere sotto Certo. scala, no? Sembrava mi dicesse. E quindi capisco quello che dici tu, no? Non della riserva indiana, delle ultime due camere che speri di non dover mai dare via, che magari non hanno neanche rifornito i rotoli di carta igienica perché intanto nessuno mai prenderà quella Bravissimo, camera, no? E quindi bravissimo, bravissimo.
Quindi scusa, E ti ho quello che interrotto succede? perché quello che dici No, 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 è benissimo. sacrosanto, è Poi reale. te la vendono sapendo già che ti stanno dando un disvalore, quindi sono già preparati che tu gli chiedi uno sconto, gli chiedi un benefit, gli chiedi un servizio. Invece bisogna smettere di passare da questa inconsapevolezza della camera accessibile, prendere consapevolezza, e lo deve fare prima di tutto l'imprenditore. Cioè, l'imprenditore non deve delegare al tecnico una scelta del genere, perché come viene interpretato oggi, l'accessibilità è quella gabella delle due camere che devi fare per gli handicappati, le metti là, non le vendi a nessuno e quando le devi dare proprio è uno sforzo perché c'è una fiera, perché è tutto pieno, e per il resto tu lavori sulle altre 38 camere. E oggi abbiamo visto i numeri del mercato, a noi servono tutte e 40 le camere accessibili, ma soprattutto ci servono destinazioni accessibili. Questo passaggio è fondamentale. Abbiamo fatto a Bibione un progetto che abbiamo chiamato proprio Bibione Destinazione Accessibile, Destination for All, dove abbiamo lavorato su tutta la destinazione. Perché lo Universal Design non è solo applicabile al design. Quelle sette regoline dell'Universal Design sono perfettamente applicabili al servizio, all'organizzazione dei servizi, alla funzionalità di un territorio, di una destinazione. Le sette regole dell'Universal Design ce le ho di fianco al mio computer e le applico in tutte le cose che io faccio. L'organizzazione di un servizio, come viene svolto, come viene dato sul territorio, come vengono date le informazioni, tutto deve rispondere a quelle sette regoline che sono una guida per me straordinaria e che può aiutare tantissimo le persone a fare di meglio. Ti faccio vedere per concludere ospitalità accessibile, che cosa significa? Stesso luogo, stesso prezzo, più ospiti. E allora perché non ce ne dobbiamo occupare? Certo, noi stiamo ancora vedendo Bibione, però aspettiamo che arrivi anche questa slide. Però guarda, nella settimana se ne è parlato spesso di questo, sì, perché come hai visto, no? Seguendoci, abbiamo parlato di architettura, abbiamo parlato di oggettistica, abbiamo iniziato a parlare di località, abbiamo parlato di località sciistiche, abbiamo parlato dei grandi eventi, quindi questo è veramente un approccio e una sensibilità che vediamo crescere ed è un movimento ed è secondo noi giusto che sia legato all'imprenditore. Assolutamente. Perché l'imprenditore ha la possibilità di investire, a volte si pensa che siano le istituzioni a dover pensare a questo. Sicuramente le istituzioni hanno un ruolo importante, il legislatore anche ha un ruolo importante, ma nel momento in cui queste regole di buon senso entrano nel modo di fare impresa, si innesca un meccanismo virtuoso di valore che si reinveste in quella direzione. Tu hai parlato di redditività, hai parlato di posti di lavoro, hai parlato di PIL per il paese, quindi secondo me è molto C'è molto una cosa, importante. non ti dimenticare, scusa, c'è una cosa che non ho detto, che dove le persone disabili vanno in vacanza possono anche lavorare. Ah, beh, certo, assolutamente. Io ho fatto il direttore d'albergo, il direttore marketing di un albergo, ma perché quell'hotel era accessibile. Beh, Se non è lo fosse giusto. stato non avrei potuto farlo. Quindi Certo. ha un effetto virtuoso. Secondo me il turismo accessibile, poi in particolare straordinario, perché quando parli di turismo parli di tutto, parli del sistema dello sport, della ricettività, della ristorazione, dei trasporti, parli della destinazione, parli di tutto. E la destinazione accessibile viene prima di tutto abitata da chi ci vive e sarà accessibile per chi ci abita. Quindi anche nella politica, nelle scelte politiche, deve essere un mandato di cui deve essere preso coscienza. Anche in un paese come l'Italia, il cui prodotto interno lordo
percentualmente è elevato nel mondo del turismo, in un paese che nel 2020 ha subito un forte rallentamento nell'economia del turismo, che probabilmente nei prossimi mesi, speriamo quanto prima, dovrà anche ripensarsi su come offre servizi al turismo, su chi deve attrarre, come far ripartire velocemente un'economia del turismo che in questo momento effettivamente sta soffrendo tantissimo. E passerà attraverso degli investimenti, passerà anche attraverso ripensare un sistema d'offerta che speriamo vada anche nella direzione dell'offerta universal. Roberto, io Grazie. nel salutarti, e mi scuso, ma purtroppo siamo andati oltre il Grazie a tempo a lui. disposizione, però non posso non farti la domanda di rito che stiamo facendo a tutti gli ospiti di questa Universal Design Week 2020, che è la parola che per te significa Universal Design. Beh, interdisciplinarità. Bene, Devo ed anche. è il... Non credo che ci sia bisogno che la No, spiego perché l'abbiamo visto nel tuo l'abbiamo visto. approccio. Credo che Village for All sia interdisciplinarità e quindi Universal Design è nel DNA di Village for All. Quindi ti lascio chiedendoti un appello, un invito a tutti quelli che ci stanno seguendo adesso in diretta, tutti quelli che riguarderanno questa videoregistrazione, e un invito a far qualcosa. Cosa possiamo fare tutti noi per rendere il nostro mondo più universal? Allora, guarda, io intanto il mio appello è smettetela di affrontare l'argomento in modo tecnico o compiutismo quando si parla di accessibilità. Pensate alla vostra vecchiaia. Se saremo fortunati, saremo ipovedenti, ipoudenti, ipocamminanti e tante altre cose. Allora scoprirete e scopriremo che nonostante l'età e tutti gli acciacchi, non avremo nessuna voglia di rinunciare alla nostra autonomia ed indipendenza. Per questo la nostra vecchiaia potrà essere bella e quella dei nostri anziani potrà essere altrettanto bella, solo se saremo preparati e ci saremo preparati per una vecchiaia Universal Design. Prima, non quando arriviamo là e ci lamentiamo perché qualcuno non ha fatto. Tocca a tutti noi. Tutti noi che stiamo guardando adesso questa trasmissione. Roberto Vitali, cofondatore di Village for All, grazie mille, grazie di cuore per il tuo contributo alla Universal Design Week 2020. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e continuate a seguire gli appuntamenti della settimana su www.universaldesignweek.it. Grazie mille e a presto. Ciao Grazie a Roberto, te e grazie. grazie a tutti.